diciamoci la verità e guardiamoci un attimo negli occhi, anche se virtuali, perché siamo tutti sulla stessa cazzo di barca in questo momento. Fermiamoci un secondo a riflettere, perché le cose sono così veloci che non ci permettono, anche se adesso abbiamo una marea di tempo per farlo, di riprendere il filo degli eventi. Ma è determinante farlo, ed è determinante farlo adesso, per non dimenticare, per chiarirci a noi stessi le idee. È iniziato tutto 3 mesi fa. Arriva qualche notizia dalla Cina che in una regione remota che nessuno conosceva ci sono dei casi di influenza che porta quasi immediatamente alla polmonite. Chi cazzo conosceva Wuhan? Forse non la conoscevano neanche le persone che ci abitavano. Per qualche giorno sui nostri TG è andata, a fasi alterne, questa notizia. E tutti noi dall'altra parte del mondo a fare la nostra vita sereni come sempre. Che ce ne fregava in fondo? Non fregava neanche a me. Abbiamo tutti pensato, vaffanculo, sono cazzi loro. E sì, lo sappiamo come sono i cinesi, dai. Lo sappiamo che non hanno proprio le norme igieniche come ce l'abbiamo noi. Sì, sì, non sono tutti così, lo sappiamo, ma sappiamo anche che la Cina è immensa, intere regioni sono ancora lì a mangiarsi i cani. E poi chi se ne frega? Se lo meritano in fondo. Hanno solo da evitare di mangiarsi i pipistrelli. Cazzo, lo abbiamo pensato tutti. Poi sono passati un po' di giorni e la situazione è peggiorata. E tra un TG e l'altro ci siamo bevuti una birra. Poi, dopo un bel rutto, ci siamo detti, ma chi cazzo se ne frega? Sono stati gli americani che vogliono affossare la Cina economicamente. Sono stati i cinesi che lo hanno fatto per poi dare la colpa agli americani. Sono stati quelli del controspionaggio. No, no, sono stati i coreani. Anzi, no, sono stati quelli di Israele, quelle merde. Tutti a ragionare su chi fosse stato a far partire il contagio. Intanto la Cina si blindava. Iniziano ad arrivare immagini di gente chiusa in casa che urla dalle finestre. Di gente deportata perché era uscita fuori casa. Arrivano immagini di ogni tipo, prese anche a cazzo da situazioni che non c'entravano niente con il coronavirus. Arriva di tutto e si parla di tutto. E noi tranquilli come sempre. Figurati se qualcuno al governo inizia a pensare di fare scorta di tutto ciò che potrebbe servire durante una possibile emergenza. Ma va, ognuno a dire le sue cazzate, andando in televisione nei soliti programmi televisivi ricchi di nulla. Sono tutti eroi con il culo degli altri. Passa qualche altra settimana nel sonno stanco delle nostre anime e delle nostre coscienze e ci svegliamo con un caso a Codogno. E ci ridiamo su perché faceva ridere di questo tipo che era andato a cena da amici cinesi appena tornati dalla Cina e che si era fatto in 2 giorni quello che una persona normale fa in 10 anni. Vi ricordate? E vabbè, chi se ne frega, abbiamo detto. Se l'è voluto, in fondo, lo sapeva che in Cina c'era questa epidemia. Chi cazzo gliel'ha detto di andare a cena da questo collega? Se l'è cercata. Poi dopo una settimana a Codogno, zona rossa e tutti chiusi in casa. Quanto tempo è passato quando a Milano si è scatenata l'epidemia? E poi il resto credo che ce lo ricordiamo meglio un po' tutti. Lombardia blindata. Italia blindata pochi giorni dopo. Adesso tutti a casa. Cazzo. Ma non eravamo 1 mese e mezzo fa a ridere e a scherzare? Vabbè, sarà per poco, abbiamo detto. La scuola resta chiusa 1 settimana per precauzione, poi 2, poi 3, e chissà quando riaprirà. Poi ci siamo accorti che mancano i posti letto in rianimazione, le mascherine, l'alcol denaturato per disinfettare. Ci siamo accorti che mancano tante cose. Poi ci siamo accorti che il sistema Paese Italia fa acqua da tutte le parti. Allora abbiamo chiesto aiuto all'Europa e l'Europa ci ha scorreggiato in faccia. La Francia 2 giorni fa ci rideva dietro, adesso si ritrova nello stesso problema. Idem la Germania. Ma loro i miliardi hanno deciso in maniera autonoma che se li possono stampare da soli. 550 miliardi tanto per iniziare. Noi abbiamo chiesto 25 miliardi mettendoci a 90 gradi.
ce li daranno ma con gli interessi e ce li faranno pagare cari questi interessi perché hanno sempre voluto che l'Italia diventasse come la Grecia. Siamo stati sempre come il sassolino nelle scarpe, un fastidio da togliere, che ti tieni solo perché non hai voglia di toglierti la scarpa e rovesciare la polvere e le pietruzze che si sono depositate dentro camminando. Peccato che quel cammino si pensava lo facessimo insieme. Peccato che quel sentiero lo avevamo iniziato tenendoci per mano. Ma ci siamo finalmente resi conto che eravamo soltanto dei gregari, servivamo soltanto per far arrivare davanti i campioni, come succede nel ciclismo. Il favorito viene aiutato dai gregari a tagliare l'aria, a prendersi le mosche in bocca, a schiattare di fatica e poi si devono fare da parte e lasciare che il campione si prenda la gloria. Ecco cosa siamo stati. Grazie ai politici che all'epoca hanno permesso tutto questo sapendo bene che la forza dell'Italia non gli avrebbe mai permesso di diventare campione soprattutto con certe leggi e con certi atteggiamenti, ma solo di essere un eterno gregario. Adesso mi chiedo quanti lo abbiano capito. Mi chiedo tra le persone che cantano a squarciagola ogni giorno alle 18 per esorcizzare la paura, quanti abbiano afferrato il senso profondo di tutto quello che ci sta accadendo. Sì, sì, cantiamo, cantiamo tutti insieme, battiamo le pentole contro i coperchi, facciamo più casino possibile, ci sto, ne ho una maledetta voglia anche io. Ma alla fine delle canzonette, delle performance, degli applausi, del motto che ci ripetiamo come un mantra che ce la faremo, sarebbe anche il caso di urlare in chiusura che questa Europa non la vogliamo più, che questa Europa dove ci sono paesi di serie A ed altri di serie B ci fa letteralmente schifo. Che questa Europa che ha distrutto un paese come la Grecia, umiliandolo fino al midollo, è una Europa senza anima. Che quella Germania che si è battuta con tutte le sue forze per succhiare sangue al popolo greco è una Germania che non ci piace più. Che quella Francia che dovrebbe essere cugina del popolo italiano è una Francia che può continuare a camminare da sola come e quando vuole. Perché i nostri genitori, i nostri nonni, hanno sofferto e combattuto per questa Italia e non è giusto che la svendiamo ai porci. L'Italia e gli italiani sono sempre stati divisi tra sinistra e destra, tra rossi e neri, perché ha fatto comodo a chi voleva un'Italia senza spina dorsale, indebolita dal di dentro. Ha fatto comodo a chi ci governa in maniera occulta dall'altra parte dell'Oceano Atlantico. Ha fatto comodo avere degli estremisti, sia rossi che neri, in modo da pilotarli ed usarli a proprio piacimento nella maniera più opportuna. Dividi e t'impera. Tutte le stragi che ci sono state in Italia negli ultimi decenni hanno fatto comodo a questi poteri occulti, ma forse questa è la volta buona per gli italiani di aprire finalmente gli occhi. Possiamo essere noi gli artefici del nostro destino, unendoci e lavorando tutti insieme per una patria e per uno Stato libero e indipendente, senza padroni e senza divisioni. Basta. Basta essere o guelfi o ghibellini. Basta. Noi siamo tutti italiani. Possa questo dramma che stiamo vivendo farci crescere e comprendere tutto questo. Questa è un'occasione che ci viene data dal destino perché il nostro destino non è quello di essere schiacciati dagli stivali degli altri paesi. Il nostro destino è quello di far splendere il nostro stivale con le nostre mani e senza l'aiuto di nessuno. Ci siamo meritati tutti di cadere così in basso. E nello stesso tempo e nello stesso modo dobbiamo meritarcelo tutti di tornare ad essere ciò che l'Italia è stata nel mondo nei secoli. Un ultimo pensiero a chi è credente e segue la Chiesa. Guardate cosa sta accadendo ai vostri pastori, chiusi nelle canoniche per paura. Vi hanno lasciati senza messa e senza acqua santa. Utilizzate il tempo che adesso avete in casa per studiare la storia del vostro paese e della vostra Europa. Leggete di quando, nel corso dei secoli, nei momenti peggiori le chiese erano aperte ed abbracciavano chiunque. Quando in Europa imperversava la peste nera, nessun papa avrebbe mai deciso di chiudere le chiese. Anzi, erano l'ultimo baluardo, l'ultima spiaggia per chiunque. Oggi sono vuote. Nessun aiuto, nessuna mano tesa. Io non giudico. Si stanno giudicando da soli. Sono diventati sepolcri imbiancati contro cui lottavano. Se quel Dio in cui credono esiste veramente, tremo al pensiero del suo giudizio su di loro. A chi non è credente, dico di trovare la forza per andare avanti dentro di sé, perché ognuno di noi ce l'ha. Sì, sì,
Ce la faremo, sono sicuro. E vaffanculo, una volta per tutte e finalmente all'Europa unita.